Ennesima e pesante sconfitta per il San Nicola Basket Cedri, che perde ancora terreno in classifica contro una squadra assolutamente alla sua portata. Il periodo nero, che dura ormai da troppe giornate, si sta trasformando in un serio problema per il coach Falcombello, costretto a gestire una squadra non solo in costante emergenza infermieristica, ma che sa anche autolesionarsi con incredibile facilità. E quello che è accaduto sul parquet di San Nicola, dove gli atleti di casa sono riusciti a perdere una partita in modo rocambolesco, dopo essere stati in vantaggio anche di 14 punti. Inizia di gran carriera Cedri San Nicola mostrando un gioco efficace e veloce, al quale risponde però bene la Virtus Monte di Procida, ribadendo colpo su colpo e limitando lo svantaggio a sole 3 lunghezze nel primo quarto, 16-13. Nel secondo tempo i padroni di casa si lasciano inebetire da un gioco molto ben organizzato degli ospiti, ma a metà del quarto allungano, spinti da un Santoro in buona forma, e chiudono la prima metà dell'incontro con un vantaggio di 12 punti. Al rientro dal riposo lungo, i locali accusano una flessione nel gioco e lasciano campo agli avversari, i quali ne approfittano e recuperano 6 punti sul gap iniziale, chiudendo il quarto sotto di 6 lunghezze, 57-51, e comunque in recupero costante che continua nell'ultimo tempo, dove a 2 minuti alla fine addirittura sorpassano gli avversari. È il momento decisivo della gara, dove Cedri San Nicola mostra il suo lato debole. Innervositi dal recupero degli avversari, alcuni atleti perdono letteralmente la bussola e inanellano una serie di falli tecnici combinati dal duo arbitrale, a tratti troppo severo nella gestione della gara. In pochi minuti escono fuori per somma di falli ben 3 atleti ed uno viene addirittura espulso. Sotto i 2 punti i ragazzi del Cedri San Nicola perdono completamente il controllo della partita e il match prende una piega a favore degli ospiti, perché a seguito della serie di punizioni inflitte dagli arbitri i tiratori dalla lunetta della Virtus non sbagliano praticamente nulla, per cui la gara termina a soli tiri liberi, generando una differenza punti di 9 lunghezze in favore del Monte di Procida, 70-79. Questo il tabellino del match per San Nicola Basket Cedri: Tagliafiero 4, Santoro 18, Lombardi 6, De Lucia 6, Cercello 11, Della Peruta 6, Cipriano 19, allenatore Falcombello. Per la Virtus Monte di Procida: Materazzo 20, Conte 2, Riccio 24, Palma 2, Reggio 17, Lubrano 9, Lucci 4, De Saldi 1, allenatore Parascandola. Stasera sono sinceramente in difficoltà a commentare la partita. Una partita comandata sin dalle prime battute, e poi ci siamo lasciati pian piano sfuggire per veramente delle sciocchezze di comportamento. Non so, penso che stasera gli arbitri abbiano battuto, non solo per loro responsabilità, il record mondiale di tecnici dati durante una partita. Una partita condizionata dal nervosismo, soprattutto nel quarto, perché poi durante i primi 3 penso che avessimo assolutamente meritato di vincere. Non è stato così, una serie infinita di tiri liberi e di sanzioni arbitrali hanno poi stabilito che il Monte di Procida andasse via, tornasse a casa con i 2 punti. È naturale un po' di scoramento stasera, ma cerchiamo di ripartire. Il campionato è ancora lungo e comunque abbiamo bisogno un attimino di stringere un po' i denti e di ricompattarci. Grazie.